ragazze di Non alla RAI. Mi raccomando, anche oggi, guardate, io che vedo tutto so che ci saranno un sacco di sorprese. Quindi chi cambia, chissà cosa si perde, soprattutto poi non vede me, scusate. Intanto però accontentiamoci di vedermi e andiamo a giocare con i bambini. Pronto? Ambra, 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 ambra. Ciao! Tu sì che sei una bella bambina, eh? Come ti chiami? Valentina. Valentina. Valentina, io già so che tu sei molto carina. È vero? Eh? Come sei? Sei carina? Sì. Certo. E come hai i capelli? Non riesco bene a vederlo. Biondo scuro. Biondo scuro. E gli occhi? Castano. Castani, quindi biondo, occhi castani, magari anche un fidanzatino. No. Non ce l'hai ancora? No. Però un fratellino ce l'hai. Sì. Vero? Sì. E poi questo fratellino ha 5 mesi. È vero. È vero. Ebbene, allora ti dirò anche che si chiama Giuseppe. È vero. Tu ridi, ma come la mettiamo qui? Visto che io so tu che hai un fratellino, che sei carina, come faccio a sapere? Io so anche che tu hai due amichette, una che si chiama Nicoletta e una Maria Carmen. Come fai ad indovinarlo? Come faccio ad indovinarlo? Perché io lo so. Ti fidi di me? Sì. Ecco, allora sappi che io so, ti vedo durante il giorno, quello che fai, so che ti piace. Dimmi, dimmi. Ti posso dedicare una poesia? Una poesia per me? Sì. Ma sei sicura? Guarda, a me non me ne dedica mai nessuno le poesie. Grazie, Valentina. Allora io l'ascolterò molto, guarda, attentissima. Dimmi. Ambra, sei bella come una stella. È ancora più bella di una bella. Ah, e ragazzi, guardate in fissa chi c'è. Il nostro PDR. Ambra, la più simpatica che c'è. Ambra, 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 ambra. Grazie, Valentina! Ma è stata la più bella poesia, guarda, che abbia mai ricevuto. Grazie tante, Valentina. Allora, io tengo per te, allora. Adesso dimmi che animale ha disegnato Riccardo. Così. Che cos'è? Pappagallosauro. Pappagallosauro? Sì. Ma diciamo di sì, va, abbastanza carina questa, ci piace, un pappagallosauro. E allora io mi avvicino perché sai cosa hai vinto? Sì. La nostra cosa? Dimmelo tu allora. Il disco di Non alla RAI. La cassetta di Non alla RAI. Bravissima Valentina, guarda, io non ho parole. Sei proprio tutto, anche tu allora, Sì. Guarda, con questa potrai ascoltare tutte le nostre canzoni. Qual è quella che ti piace di più in assoluto? Le canzoni che canti tu. Tutte le mie canzoni? Sì. Beh, allora qui potrai trovarle, guarda, te l'assicuro. Va bene, Valentina? Ambra, senti, mi potresti mandare lo so con le fotografie tue di Miriamma e di Pamela? Certo, sarò contenta di mandartele, va bene, Valentina? Grazie. Ciao. Ciao. Pronto? Ciao, come ti chiami? Ciao. Guarda, lo sai questo? Questo è un pupazzo che hanno regalato a Pamela stamattina. È arrivato proprio stamattina con la posta questo. È bello, vero? Guarda, io sono molto invidiosa. Vorrei averlo io un pupazzo così, ma non me lo manda nessuno. Che devo fare secondo te? Come ti chiami tu? Marco. Marco, come posso fare? Nemmeno tu lo sai. E tu quanti anni hai, Marco? 7 anni? Beh, sei già un po' grande, eh? Sì. Vero, Marco? Allora cosa mi racconti? Tu hai una fidanzata. Hai una fidanzata? Sì. Bene. E come si chiama questa fidanzata? Marianna. È bella? Sì. È come me? Oppure più bella di me? Dillo, perché tanto guarda a me. Tu sei più bella. Io sono più bella di Marianna? Sì. Ma sei sicuro? Sì. Perché lei com'è? Com'è Marianna? Hai capelli non lunghi? Lo so. Sì, capelli lunghi.
E gli occhi? Gli occhi castani. Ma non mi somiglia? No, no. No, no, ecco, appunto. Senti, ma adesso lei ti ha sentito che però hai detto che sono più bella io. Adesso come farai? Eh? Chi glielo dice? Ma è... Senti, però tu vuoi vincere, vero? Sì. E allora Marco, secondo te, no? Il disegno che sta facendo Riccardo, cosa potrebbe essere? Un elefante e una cerimonia. Un elefante? In una cerimonia. In una cerimonia? Col cappello. Però vedi che non ha proprio il corpo di un elefante. Come si potrebbe chiamare? Un mille piedi? E allora com'è l'elefante con mille piedi? Come potresti chiamarlo? Un elefante a mille piedi. No, non proprio così. Sai come si potrebbe chiamare? Eh? O brucante o elebruco. Come preferisci? Elebruco. Elebruco? Sì. Un brucofante. Guarda, un'infinità di nomi. Le ragazze qui sono esperte, eh? Però guarda, sono buona, allora ti dirò, sai cosa hai vinto? Eh? No. Non lo sai, Marco? Possibile. La cassettina nella radio. Bravo! Dandara dan, mi raccomando, eh? La cassetta di Non è la Rai. Io sono la più bella di tutte? Sì. Sei sicuro? Anche Mary. Anche Mary, bene. Allora Marco, io ti saluto, ascolta le nostre canzoni e ci risentiamo, va bene? Sì, ciao, ciao Marco. Ciao! Pronto? Pronto. Ciao, come ti chiami? Massimiliano. Massimiliano. Benvenuto Massimiliano, quanti anni hai? 16 anni. 16 anni. Un'età magnifica, credimi. E da dove chiami? Chiamo da Montebelluna, provincia di Treviso. Treviso? Sì, provincia. Fa freddo? Abbastanza. Qui no, te l'assicuro io. Si sta molto bene, sì. Massimiliano, senti, tu... proprio sei curioso di sapere la giornata di una di noi, sì. E soprattutto magari di vincere, no? Lo so, tanto poi alla fine non telefoni per me. Per chi hai telefonato? Allora, di chi vuoi sapere la giornata? È la bellissima Emanuela Panatta. Ah, Emanuela, lei? Sì. Beh, allora ti farò sapere la giornata di Emanuela, però devi stare molto attento. Guarda, grazie a Sabrina, l'aiuto della mia Sabrina, guarda, lei è sempre perfetta, non sbaglia mai. Vedi? Questa è la giornata di Emanuela. E tu devi stare attento. Sei pronto? Sì, sì, pronto. Mi raccomando, Allora, ore 8, sveglia. Ore 8 e 30, esercizi di contorsionismo. Portare il piede destro all'altezza dell'orecchio sinistro. Ore 9, Hatha Yoga. Posizione del loto meditante. Esercizio di controllo della risata. Ore 10, corso di educazione fisica. Ore 14.30, non è la Rai, consegnare a Pamela un messaggio dicendole I've gotta get a message to you. Dimmi tu ora, attento, eh? Cosa devi imparare a controllare attraverso lo yoga Emanuela alle 9? La risata. La risata? Sì. Vediamo, vediamo. Bravo! Hai indovinato! Bravo, devo farti i miei complimenti, sai perché? Perché tu guarda, hai una fortuna che non ti dico, perché io ancora non ce l'ho, però tu l'hai vinto. Ecco qui, vedi? Grazie. Il compact disc di Non è la Rai, il nostro ultimo disco, Non è la Rai 3, sei contento? Lo so. Così completo la serie. Eh? Così completo la serie. Bravo, perché tu hai tutto, no? Di Non è la Rai. Sì. E allora ti faccio anche l'affinità di coppia con Emanuela, vuoi? Ok. Basta, guarda, dirmi la tua data di nascita. È 2-12-77. E io ti dico quella di Emanuela, 13-12-77. Adesso guarda, il nostro computer fa tutto un lavoro. Ecco, senti? Beh, formidabile Massimiliano! 5 cuori, eh? È bellissimo. Secondo me una speranza ce l'hai, eh? Magari scrivi Emanuela, vedete un po' voi. Va bene Massimiliano? Ho scritto un sacco di quelle volte. Lo so, guarda, ma ti assicuro che adesso in poi sarai fortunato. Ciao Massimiliano. Okay, ciao, grazie. Ciao, ciao.
Pronto? Bram. Ma io ti ringrazio, come ti chiami? Ciao, sono Antonio da Milano. Antonio? Sì. Da Milano? Sì. Bene, già all'inizio mi è piaciuto, complimenti Antonio. Tu sei uno che mi segue spesso, vero? Sempre. Quindi sei proprio informato. Moltissimo. Su cosa mi fa piacere. Allora, dimmi subito una ragazza. Con il tuo permesso, certo, vorrei giocare con Ilaria. Ilaria? Sì. Certo, te lo permetto, guarda, grazie a Sabrina sempre, Grazie. Oh, ecco qui, vedi, Sabrina ha già trovato la scheda di Ilaria, pensa. Attento. Ilaria, ti dirò la giornata di Ilaria. Ore 8, fare una colazione dolcissima a base di sugar honey honey. Ore 9, appuntamento con Antonella all'Istituto Nazionale di Musicologia per migliorare la nostra conoscenza della musica leggera. Ore 10.30, passare dalla pasticceria e ordinare un dolce di giorno. Ore 14.30, non è la RAI. Ti domando io una cosa, ora attento, A che ora Ilaria va in pasticceria? Alle 10. No, caro mio, no. Alle 10.30 va in pasticceria Ilaria. Hai sbagliato, mi dispiace. Quindi sai cosa succede? Una cosa gravissima, lo so che adesso ti metterai a piangere. Non vinci il nostro disco, il nostro compadisc, non alla Rai 3. Ecco qui, mi dispiace, Le canzoni, dovrei cercarlo proprio. Comunque non posso nemmeno farti l'affinità di coppia perché non te la merito, non sei stato attento. Posso solo salutarti, mi dispiace, Antonio. Tu che avevi iniziato così bene, ciao! Ciao! Ciao Antonio, non è che volete fare. Pronto? Ciao Anda. Ciao. Sono Domenico, siamo alla pizzeria Borromeo. Come ti chiami? Domenico. Domenico, e quanti anni hai, Domenico? 15. 12 anni? 15. Ah, scusami, ma dai, hanno più, hanno meno, su. Ah, però ascolta una cosa. Sì, dimmi. Ma sei sicura che a continuare a fregarti porta fortuna? Certo, perché... Ma come, certo? Stavo prendendo la lampada, ho detto, vabbè, freghiamo un po' Ambra, mi sono addormentato, adesso c'ho un faccione che sembra l'omino della Michelin. Beh, ma guarda, evidentemente non l'hai fatto correttamente. Ma piano piano dire Ambra. Sì, vabbè, ma bisogna anche concentrarsi, No, mi dispiace, guarda, io ti assicuro che possono confermare altre persone, è successo, sono stati così fortunati quando mi hanno pregato che tu non te lo puoi immaginare. Ma pure a scuola mi beccano che sono disattento, ma cosa pensi? Ma perché tu evidentemente lo fai all'orario sbagliato, te lo dico io, ecco, sicuramente è questo. Però adesso dobbiamo giocare, va bene? Ti porto fortuna, non ti preoccupare. Dimmi una ragazza. Sabrina Impacciatore. Sabrina! Certo! Bene! Sabrina, ti sposerei! Ah, sono contenta di questo. Intanto c'è un'altra Sabrina però che cerca la schedina di Sabrina, tutto molto chiaro. E adesso attento alla giornata di Sabrina Impacciatore. Attento, Certo. Ore 12, far colazione e ritirare la posta. Ore 13, potrei mangiare le lingue all'aragosta, penne, gnocchetti e pasta alla rosta. Ore 14.30, non è la RAI, dove mi attende un mare di guai. Non ho scritto la puntata, sono proprio disperata, oggi faccio una frittata, perché lei parla sempre in rima, Ore 16.30, andare in centro a fare shopping, anche se non so in che negozi, da donna o da bambina. Sei stato attento? Insomma. Adesso devi stare attento perché io ti dirò. Mi devi dire almeno uno dei piatti che Sabrina pensa di mangiare alle 13. Linguina rossa. Come? Linguina alla rossa. Linguina alla rossa? Bravo! Grazie! No! Non sei bravo proprio per niente! Patata fritta! Perché hai sbagliato! No, guarda, hai proprio sbagliato! Aragosta! Linguine alla ragosta erano, però ormai hai sbagliato, mi dispiace, lo so, non posso farci niente. Anche tu hai perso il nostro compadisc. Mi stavo già commuovendo! Lo so, ma non posso proprio farci niente, guarda, lo so che vorresti tanto sentire le nostre canzoni, ma non ti posso fare niente. Ti devo salutare! Vabbè, ciao! Ciao!
attenti, mi raccomando, sto segnando quelli che hanno cambiato canale, poi vi dirò i nomi. Sono qui insieme a Virginia, che vi dirò, canterà una canzone che si trova sul nostro nuovo disco, Non è la Rai 3. Chi l'ha trovato la potrà ascoltare, chi non l'ha trovato, cercatelo, perché tanto si trova, ve l'assicuro io, si trova. È proprio la caccia al tesoro con questo disco, perché io finalmente l'ho trovato, sappiate, allora avete una speranza anche voi. Virginia canta una canzone che ha qualcosa a che fare con me. Certo. Virginia canta Figli delle Stelle. Arianna, io poi mi chiedevo se Laura sa quante canzoni ci sono nel nostro disco. Sì. Perché sono veramente tante, ecco. Sono 70. Vedi? Ecco, lei non sa mai niente perché non è come me. Comunque Laura e Monia e Arianna cantano Be My Baby. Another life to go. So won't you say
volavate proprio come tre colombe. Magari Laura con il mio aiuto, perché altrimenti non voli. Ciao. Ma sentite le ragazze, sono per lei, per la magnifica Maria Teresa, bella e brava come sempre, eh? Ma come farai? Guarda, come fai? Ancora non l'ho scoperto come fai a essere sempre così bella e sempre così brava. Lo scoprirò. Maria Teresa canta What Comes Naturally. Sempre del resto, cosa volete farci? Se sono anch'io brava, bisogna fare. Ma guarda che c'è qui, c'è la nostra Terminator. Mi raccomando, oggi hai il mio permesso, distruggi pure lo studio, va bene? Oggi gratis, va bene? Senza rimborsi. Logicamente li paghi tu i danni, io me ne lavo le mani proprio. Alessia canta una compilation tratta da film La febbre del sabato sera. Kick it around since I was born. Now it's alright, it's okay, and you may lose the eye.
pronti per ballare. Mi raccomando, ballate anche voi e noi balliamo. Ciao, balliamo!
sarò bene? Sì. Mi hanno appena raccontato una barzelletta, la volete sentire? È abbastanza breve. Potrebbe essere il perfetto figo da sposato. Allora, si incontra il perfetto figo da sposato con un amico e lui dice, il perfetto figo dice, oh non sai, ho fatto appena adesso, farò 25 anni di matrimonio. Ah sì, 25 anni di matrimonio, dove la porti tua moglie? C'è un viaggio, la porto a Cuba. Ma dai, per i 25 anni di matrimonio, questo viaggione, accidenti. E per i 50 anni che farai? La vado a riprendere. Vabbè, meno male che avete riso. Meno male, avete riso, vero? Anche a casa? Avete riso, vero? Allora, ragazze, oggi Monia ha preparato per noi il TG di Non è la Rai. Lo vogliamo sentire? Vieni, vieni Monia. Comincia pure. Grazie. Buongiorno dalla redazione del telegiornale e Monia che vi parla. Notizie dall'interno. Prossimamente la dolce Emanuela parteciperà alla trasmissione a bocca aperta, viste ormai le sue celebri risate a bocca spalancata, accompagnate spesso anche da pianto profuso, facendo affogare così la sua dolce amata amica Pamela. Una notizia dall'estero, direttamente da New York, si pensa che siano state proprio le dimensioni degli occhioni di Roberta Carrano ad ispirare il regista cinematografico Steven Spielberg per realizzare il famoso sguardo del tenero brachiosauro di Jurassic Park. Ormai certo che un'enorme statua in marmo di Mary Patty, raffigurata nel suo caratteristico atteggiamento a schiena inclinata all'indietro, sarà appoggiata alla Torre di Pisa per vincere i problemi di pendenza e inclinazione che affliggono purtroppo anche questo celebre monumento. Durante l'ultima escursione in montagna, Ambra è stata morsa ad una gamba da una piccola vipera di 2 metri. La poveretta è morta su colpo, la vipera. A niente sono valsi i tentativi di soccorso. La bestiola, prestati da 2 guardie forestali, la povera bestiola appunto, ha tentato di potersi salvare, ma grazie all'aiuto di 2 guardie forestali sono arrivate prontamente sul posto con il siero anti-ambra. Le analisi di laboratorio hanno rivelato che il contatto con ambra è molto più velenoso di quello di una vipera. Eh sì. A quanto pare la mania del Terminator di buttarsi per terra facendo capriole all'indietro sugli scalini si è manifestata anche d'estate. Infatti in una sua esibizione si è rotolata più volte sulla sabbia, con scivolate varie e gran finale si è tuffata in acqua facendo affondare 8 motoscafi. Se non fosse stato per il pronto intervento di 15 bagnini a bloccarla, avrebbe sterminato tutto lo stabilimento balneare. Uno staff di ingegneri ha scoperto che Ilaria Galassi con le sue ciglia telescopiche è in grado di ricevere tele più 2 senza decoder, la CNN e persino i programmi del satellite Astra. Sembra dunque che la stupenda Ilaria abbia inferto un duro colpo al settore antennistico, visto che le sue ciglia saranno usate come ripetitori TV. Da Moni è tutto, ringrazio i gentili telespettatori per averci seguito, passo la linea a Mentana. A Mentana, sì. Mentana? No. Sì, lo so, e Sabrina non è Mentana. Mi auguro di non assomigliare a Mentana, non per niente, però insomma sono una ragazza. E certo. Senti, allora, tu hai questa passione per il TG. Sì, chi è il giornalista di TG che preferisci? Uomo. Uomo indubbiamente Mentana, non perché siamo a Canale 5 Italia 1, ma comunque... Ma perché? Perché? È molto bravo, in gamba, e devo dire che nel giro di poco tempo si è fatto strada, insomma. E la donna che preferisci, conduttrice del TG? Lily Gruber. E perché Lily Gruber? Perché anche lei in gamba è una donna che ha un carattere molto forte, si vede anche in televisione. Senti, ma è una tua ambizione quella di poter diventare un giorno una giornalista del TG televisivo? Perché? Si è notato? No, figurati. Senti, ma parlami un po' di te, tu investi più nella vita, nel lavoro o nei sentimenti? Punti più sul lavoro o sull'amore? Devi essere sincera, eh?
Ma un po' più sul lavoro, dato che i sentimenti un po' ti lasciano a volte un po' di amaro in bocca. Allora, perché? Hai avuto una delusione? Una mazzata, devo dire. Perché? Da poco, da tanto? Quanto tanto è tanto? Accidenti, comunque forse per questo allora. Sì, ne volevo approfittare perché io e Mary lanciamo un appello. Tu e sì, Mary? Sì. Siamo in cerca di 2 miliardari e se questi 2 miliardari si volessero fare avanti. Come siete venali, ragazze, per carità. Voi ragazze vorreste miliardari? No, ma siete così venali, ma come? L'amore. Scusa, l'amore. Una scala di valori, allora tu che fai? Metti i soldi al primo posto? No, però la sai, con i soldi c'è la tranquillità, c'è anche l'amore. Con l'amore. Vabbè, naturalmente Monia sta scherzando, sì, lo scherzo. Sapete. No. E lei proprio invece farebbe 2 cuori e una capanna, vero? Eh sì, purtroppo sì. Una avviene capanna di monete contrario. D'oro. Avviene sempre tutto al contrario, quindi... Senti, ma ci vuoi raccontare un po' di questa delusione? Perché sei rimasta delusa, scottata? Non me lo dire. Lui è scappato? No. Se n'è andato? No, sono scappata io. Ah, sei scappata tu? E allora perché sei rimasta delusa? Perché lui ha fatto qualcosa che non andava? Sì, si è rivelato un po' bimbo e... Un po' immaturo. Un po' immaturo, sì. Va bene, non era l'uomo giusto, non era lui con la L maiuscola. Ok, no. Moia, ti ringraziamo. Grazie mille, voi. Grazie per il tuo TG, ciao, molto grazie. Carino. E ora, ragazze, che facciamo? Vi andrebbe di riascoltare... Ok? Va bene? Allora, riascoltiamo, io ricanto, né donna né bambina, a tutte voi. Dai 20 ai 25 la vita è molto strana, sei come una perlina se si rompe una collana. La prima cellulite si fa un po' più vedere, ti leghi un maglioncino per coprirti un po' il sedere. Se poi cerchi un ragazzo e non ne trovi uno, ti viene la paranoia che non becchi più nessuno. Non sei ancora una donna, ma non sei più bambina, ti senti a volte grande, a volte piccolina. Né donna né bambina, non si sa cosa sei, signora o signorina, né del tu né del lei. Né donna né bambina, non si sa cosa vuoi, i sogni tuoi di prima, forse adesso non puoi. Ricorre una parola, responsabilità, ma pur di non averne resti all'università. L'idea del matrimonio è ancora ben lontana, ma poi ripensa un figlio, lo vorresti in settimana. Cosa farai da grande? È già un grosso problema. Davanti a un sacrificio pensi se vale la pena. E non ti piace niente, e poi vuoi fare tutto. Di ogni decisione pensi sempre al lato brutto. E intanto il tempo passa e tu non ti decidi, e c'è la società che ti propone i suoi suicidi. E se non scegli niente ti senti una fallita, ed improvvisamente pensi che sei già finita. Né donna né bambina, non si sa. Senti un po' smarrita, ci sono dei momenti che hai paura della vita. Se vedi dei bambini, rimpiangi quei momenti, quando eri spensierata senza tanti turbamenti. E poi pensi che in fondo ti sembra quasi bello avere dei pensieri e fare a botte col cervello. L'età delle illusioni è morta già da un pezzo, ma se rinuncia a un sogno poi ti costa caro prezzo. Ma quando fai una scelta, speri che sia giusta, c'è sempre un altro sogno che rinchiudi in una busta. E quando fuori piove, ti senti molto mogia, e pensi che la vita ti offra sempre solo pioggia. Se oggi sei una pecora, domani sei leone. A volte ridi e piangi nella stessa situazione. La vita ti dà torto, e poi ti dà ragione. Ma l'importante è sempre che tu provi un'emozione. Iniziamo subito con la prima telefonata. Pronto? Ciao Sabrina, sono Patrick, ho 16 anni e chiamo dalla provincia di Belluno. Oh, ciao Patrick, come stai?
Bene, grazie. Stai bene? Senti, lo conosci il gioco ormai, vero? Sì, sì. Iniziamo subito a giocare? Va bene. Ok, Ricky, vediamo che cosa ci ha disegnato. Lo vedi, Patrick? Sì. Patrick. Che cos'è? Una? Cinepresa. Quindi si parla di? Attori. Ecco, attori. Potrebbe essere un attore come anche un... Regista. Regista. Però Riccardo ci ha disegnato anche un'altra cosa. Sì, ecco, un cappello con una piuma. Chi ti viene in mente? Un alpino. Un alpino? No. Mi fa ridere questa cosa dell'alpino. Non è un alpino. Ti stai sbagliando, chi hai visto non è, non è un alpino. Allora, c'è una casetta. Allora, dai, c'è una bandiera, guarda, una casa di che colore? Grigia. Le ragazze hanno già indovinato, eh? Patrick se chic arriva, comincia, continua anche tu con la bandiera dell'America. Allora, c'è la bandiera dell'America? C'è un... Riccardo, ma che cos'è questo essere? Allora, è un lupo ballerino con le scarpettine rosa. Patrick? Ci sei, caro? Sì, ma non ho capito. Patrick, dai, ragazze, voi lo sapete, vero? Non lo dite, per carità! Patrick, ci devi arrivare! No! Patrick, non ci sei arrivato! Ragazze, non suggerite, ti faccio soltanto un po' rosicare, come si dice a Roma, perché non hai vinto il nostro disco di Non è la Rai numero 3. Mi dispiace tanto, Patrick, e vedremo se il prossimo concorrente sarà più svelto di te, ok? Ciao! Ciao! Chi sei? Pronto? Pronto? Ciao, sono Alberto! Ciao Alberto, quanti anni hai? 19 e mezzo! 19 e mezzo, quasi la mia età, ci siamo quasi! Allora, cominciamo a giocare con te. Sì. Hai seguito la telefonata precedente? Hai visto che Patrick non ci è riuscito? Tu avevi indovinato? Era un po' difficile, comunque ho indovinato. Hai indovinato? E chi era? Guarda. Ricapitoliamo. Sì. Cinepresa, cappello da alpino che però non era un alpino, una casetta con la bandiera dell'America, un lupo ballerino. E dopo c'è anche una... Che cos'è quella? No, lo so che cos'è, ma io lo voglio far dire a lui. Una tenda indiana. Ecco, chi ti viene in mente? Coraggio. Alberto. E Kevin Costner con Ballo. Bravo Alberto! Sei stato molto facilitato perché Patrick aveva tirato fuori quasi tutti gli elementi. Però hai vinto e quindi ti meriti il nostro mitico, mitologico, leggendario disco di Non è la Rai numero 3, quindi Non è la Rai Strenna. Bellissimo, no? Sei contento? Molto, grazie. Oh, meno male. Allora ti saluto. Un saluto a tutti, posso fare un saluto? No. Veloce, veloce. Guarda, hai perso già tempo a chiedermelo, però non si può fare. Ad Alessandro, mio carissimo amico. Fatto, ok, ad Alessandro, carissimo amico, ciao. 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 E ora andiamo avanti con la terza telefonata. Pronto? Ciao Sabrina. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Matteo. Matteo, quanti anni hai? Ho 16 anni e chiamo dalla provincia di Pordenone. 13 anni e ti chiami? 16 anni. 16. 16 anni. E chiami dalla provincia di? Pordenone. Sì, sì, ho capito perfettamente. Pordenone. Ok, e giochiamo subito perché io non ci sento bene, ragazzi, io non lo so, ho problemi di... Guarda, questo è proprio facile, proprio... Non c'è neanche da disegnare tanto, guarda, c'è un libro di... Fiabe. Poi c'è un... Legno. No, ragazze, c'è un... C'è un... Un pezzo di... Ma che non ci vedi, Matteo? Sono un po' distante, ti dirò, dalla TV. Ah, come? Sei lontano dalla televisione? Che fai, giochi con la TV? Ma è un po' distante. Ah, va bene. Allora te lo descrivo, che cos'è? Dai, no, non te lo descrivo, ci devi arrivare perché guarda, è talmente tanto facile che se ti descrivo pure i disegni poi... Ragazze, voi non potete suggerire! Non sono io! Non sono io! Raga, Moby Dick? C'è una... Moby Dick? Ma che Matteo? Matteo! Moby Dick! Ti sei inventato Moby Dick con il libro di fiabe che sì, in effetti poteva essere. Poi c'è... Un coso de legno come te, Matteo, diciamolo, via! No, sta scherzando, perché...
gioco. Matteo, guarda, sei pure un grifo. Oh! Evviva ragazzi, facciamo un coro. Oh, eccomi qua. Matteo, finalmente ci sei arrivato e ti becchi anche tu il nostro mitico disco, non è la Rai, number 3. Non è la Rai, Strenna. Sei contento, Matteo? Caspita, tantissimo. Oh, meno male, sono contenta anch'io per te. Ok. Senti Sabrina, volevo salutare Francesca Collini. Francesca Collini, già fatto. Francesca ti ha salutato, Matteo, hai visto? Ok. Oh, lei sarà contentissima, guarda, infatti ora ti saluta e ti ringrazia. Ciao. Sono qui, ebbene, sì, finalmente sono tornata con voi. Sì, lo so che mi fa piacere. Infatti voglio giocare subito, vediamo chi c'è che parla con me. Pronto? Pronto? Pronto Ambra? Scusa, ci hai messo un po' a arrivare, eh? Sì. Eh sì, male questo. Come ti chiami? Sono Ed, ti ricordi di me? No. E sono quello che ha giocato alla Puafr. Ah, hai giocato già con me? Sì. Ma allora sei un super fortunato. Sì. Guarda, hai preso la linea due volte, ti rendi conto? Mi rendo conto, sì, Ambra. C'è gente che aspetta mesi, anni, un'eternità per parlare con me, invece tu due volte. Adesso mi devi spiegare come hai fatto. Sono stato fortunato, sono fortunato. Hai provato tutte quelle cose che ti dico io? Mm? Hai provato con le mie preghiere, quelle cose lì? Sì, ti ho pregato sempre, Ambra. Ti ho pregato. Allora ti credo, vedete? Ecco, ma tu quanti anni hai? Io 17. 17 anni. Da dove hai detto che chiami? Da Castelnuovo, in provincia di Lucca. Ah, Lucca. Bene, Lucca la conosco molto bene io, eh. È bella? È bella, molto bella. Molto bella, devo dire. La sto guardando in questo momento, sì. Bella, Lucca. Tu però, no? Conosci il mio diavoletto? Sì. Hai già fatto la sua conoscenza? Sì. L'hai visto? Però lui viene solo da me, non credere che venga pure da te, non lo sperare. Questo è il mio personale, è il mio diavoletto custode, non va da nessun altro che non sia io, ovviamente. Poi mi chiede gli autografi. Lo vuoi vedere? Sì, sì. Eh? Sì. Sei contento di vederlo? Certamente. Eccolo qua. Ti piace? Salutalo. Ciao. Oh, è carino, vero? È carino. È molto carino. Ma secondo me non è nemmeno un diavoletto, perché lui è così buono, è proprio come me, è buono. Non è simpatico. Anzi, guarda un po', voglio dargli un bacetto, posso? Puoi. Col tuo permesso? Sui capelli, bello però, vero? Sì. E però come sviene, non si vede più, perché si è emozionato, capito? Lui è molto emotivo, non lo offendere. Secondo me non è un diavoletto, lo sai? È tifoso del Milan come me, via. Esatto, è tifoso del Milan. Quindi tu sai perfettamente. Sì, e poi sì. Guarda che ieri sera il Milan ha vinto 3-0. Scusa, lui era là, era sul campo, Ha sì. Fatto le sue magie, io non lo so. Comunque, fatto sta, ha vinto. Hai visto? Ho visto. Anche il mio diavoletto è come me. Siamo buoni, c'è niente a fare. Ma tu l'hai vista la partita ieri sera? Certamente. Ti è piaciuta? Certamente. Ecco, sappi, hai visto che a un certo punto il pallone ha fatto uno strano percorso, una curva, Sì. Io credo che sia stato lui, lo sai? Che giocava a pallone in mezzo al campo, Può darsi. Ha deviato il pallone, credi? Credo di sì. Guarda, per un diavolo è un gioco da ragazzi, insomma, voglio dire. Questo è un diavoletto così, da quattro soldi. Questo non è uno che sa quello che fa, capito? Capito. Poi non è il diavolo cattivo, Satana, quello che... il re del male, figurati. Questo è buono, questo è uno che proprio... viene subito, capito? Certamente. È un diavoletto da bambini, capito? Capito. Tu hai 17 anni, guarda. Ascolta, Ambra, potevo fare dei saluti? Posso fare i saluti? Sì, ma stavo pensando che forse non è un diavoletto, è quasi un angelo. Lo sai? Credo di sì. Perché è troppo buono, si ha il vestito così, le sembianze di un diavoletto. Guarda, io glielo voglio dimandare. Vieni, diavoletto, vieni qua. Ecco qua, vedi? Ho visto. Ma tu sei veramente un diavoletto? Sei un diavoletto? Sei un diavoletto o no? Rispondimi. È affiatto le fiammate, evidentemente sì, è un diavoletto. Ancora mi guardi? Oh, basta, giriamoci. Sei lì? Sì. Oh, guarda un po'.
Ha cambiato maglietta. Hai visto? Hai visto la tua maglietta. Lui sì che è uno che capisce. Hai visto? Subito si è messo. Questo però non mi piace, l'ho detto mille. Basta, finiscila. Andiamo, no? No, è un diavoletto, un angelo non farebbe mai una cosa di. Vai via adesso, hai fatto fare una brutta figura, vattene. Ecco, corri. Hai visto? Ho visto. Dimmi pure, cosa volevi chiedermi? Ascolta, posso fare dei saluti? No. No, perché no? Come facciamo adesso? Sai perché? Tu sei rimasto senza parole, perché io ti devo far concentrare, perché altrimenti non potrai mai vincere, capito? Ho capito. Tu adesso sei qui per dirmi quello che ho scritto io il 15 agosto sul mio diario. Poi vediamo se mi piace la risposta, magari i saluti te li faccio anche fare. Allora, il 15 agosto hai detto che eri a Rimini. Sì. Magari hai visto Ian Ziri. Cosa ho fatto? Hai visto Ian Ziri? Ma io cosa devo fare? Ma è noiosissimo, ma che me ne importa a me di Ian Ziering, scusami, eh. Non mi interessa, quindi non lo segnerai mai sul mio diario, capito? Capito. Quindi tu hai sbagliato, quindi niente saluti. Mi dispiace, guarda. Però in compenso hai parlato con me, hai visto il mio diavoletto, sei contento lo stesso, vero? Sì, sì. Va bene, allora ci risentiamo. Va bene, ciao, ciao. Ambra. Pronto? No. Ciao. Ciao. Ciao, come ti chiami? Mitchell. Mitchell? Sì. Che nome strano. Quanti anni hai? 17. Anche tu 17 anni? Bene, mi piace quest'età, non ti credere. E da dove chiami? Dalla mitica Concordia Sagittaria in provincia di Venezia. Sì, trovo che sia mitica, sì, hai ragione. Senti, ma come mi trovi? Bellissima. Bellissima? Sì. Sei sicuro? Sì, sì. Ma sono bella e simpatica? Sì. Non sono antipatica, vero? No. Hai capito tutto tu, ti vedo, sì. Senti, ma usciresti a mangiare una pizza con me oggi pomeriggio? A che ora? Come a che ora? Alle 6. Va bene, posso prenderti. Dalle 6 alle 6 e mezzo, mezz'oretta, eh? Va bene, posso prenderti. Mi passi a prendere? Sì. Però devi portarmi una pizzeria di quelle. Spero che tu abbia l'aereo privato. Certo. Sai, io senza aereo privato non mi muovo. Privato, certo. Di ali, nel senso che senza ali, capito? Privato. L'elicottero, dai, tu hai l'elicottero, no? Sì. Ti vedo, sai, che stai guidando. Però per portarmi in pizzeria tu devi almeno essere un po' originale, perché io non ne posso più. Mi sono annoiata di queste risposte così. Quindi vediamo se hai pensato, se mi hai pregato e sei originale. Cosa ho fatto il 15 agosto? Ma non saprei. Bello. Potresti aver sorvolato Rimini con il tuo deltaplano. Ancora con questo deltaplano? Non ho il deltaplano io ho solo aerei privati con autista. Oppure ho un delta, eh? Però non ho un deltaplano, quindi mi dispiace, tu hai sbagliato. Però sei molto simpatico, eh? Quindi magari lo so. Vedremo la pizza. Ti devo salutare. Ciao. Ciao, saluto a te. Ciao. Ora però c'è una novità in anteprima assoluta. Sono sempre io a darvi le novità perché io so tutto. E in questo momento so che Pamela, la nostra voce, oggi una novità assoluta, canta una canzone nuova. Si intitola Show Me. Show me a man, I bet I've got a good woman. Show me.
Ci sono anche Barbara e Letizia, che cantano la canzone di molti anni fa. Io so già qual è. Tra poco lo saprete anche voi, perché ve lo dico io. Barbara e Letizia cantano Shame, Shame, Shame. Il titolo? Oddio mio, no! Questa sera è solo una questione di ore, spero di non morire.
vedendo entrare potremmo restare soli. Ho messo il vino nel frigo, cuoce sul fuoco il sugo. Il macellaio dovrebbe arrivare, dovrebbe portare bistecche e polpette, ma un dubbio mi assale. Verrà o non verrà, mi verrà o non verrà, non verrà, non verrà, non verrà, non verrà, non verrà. Del mio cuore, ti voglio accarezzare le mani con sguardi leggeri, con frasi d'amore, 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 d'amore. Il campanello grida ti amo, apro e stringo già la sua mano, poi lo guardo mentre cammina, mentre siede vicino, tanto che mangia di gusto la carne, le polpette ed il resto. Dopo aver mangiato la frutta si alza e chiede dove c'è il letto, poi scompare dietro la porta, lo sento, mi chiama, lo vedo in pigiama e lui si avvicina, e lui si avvicina, vicino, vicino, vicino. Guardando, ciao!